gli è rimasto questo obiettivo, e mentre l'Inter ha tre obiettivi da... Di Zanetti con palla perduta, poi Savicevic prova ad andarsene ma è l'ultimo, poi Taribo West inseguito da Savicevic, ancora Taribo West, scaglia la palla, scambia con Albertini, tutto di prima, l'1-2 tra... Che lui si diverte a giocare e lo dimostra in campo con i fatti. Vediamo West ancora in anticipo su Savicevic, sarà uno scontro tra Moriero e Maldini, poi Simeone attaccato da Savetta, cercando e trovando Maldini, palla messa in area, prova Savicevic. Di colpo Italia contro il Milan, che ci permette... Testa da parte del pubblico che forse pensava di aver per la sua squadra, ancora Albertini, scambia con Savicevic, prova il dribbling Savicevic, la palla non filtra, c'è Zanetti, solito duello tra West e Baun, duello che aveva caratterizzato il derby di campionato dello scorso 22 novembre, mentre Tereil, primo calcio d'angolo della partita, scambia con Dejan Savicevic. E proporsi subito in 5, praticamente erano andati per chiudere l'azione. Nielsen, Boban, grande palleggio, poi tocca per Savicevic. Da questi a Leonardo che si è spostato. Per quanto concerne i tiri dalla bandierina, Savicevic, c'è la deviazione di Ronaldo che è venuto a dar manforte ai difensori, per cui il Milan beneficia del terzo calcio d'angolo a 0. E giocando sulla corsa ovviamente. Savicevic, ha evitato West, ancora Savicevic, cerca lo spazio per il tiro. Ba, chiede palla a Savicevic, la ottiene, prova il dribbling. Poi Bamolo ha vinto l'ultima edizione della Coppa Italia con il Vicenza. Attenzione poi a Pagliuca che in modo avvenione il pallonetto per Savicevic. Savicevic riesce ad evitare Bergomi, ancora Savicevic, ha rubato il tempo a Bergomi, sta per entrare in area e poi c'è il servizio per Ganz ed è gol! Un servizio involontario a settimana. Al 33esimo il Milan è in vantaggio per 2-0. Splendida azione di Savicevic sulla parte sinistra, tenta di rientrare, qui si porta troppo verso Sartori il pallone che calcia senza guardare, la rapina, la precisione, il crederci in qualsiasi momento. Vediamo qui, sbaglia l'appoggio Sartori, vediamo la precisione e veramente la freddezza di... Chiede il pallone alzando le braccia, adesso e il pallone arriva. Scusa, adesso parte Albertini sulla fascia destra, ecco il servito. Ed Albertini, soprannumero questa volta da parte della difesa interista, attenzione ancora Sartor! E Sartor la combinata grossa, grazie, dopo aver servito Ganz, questa volta ha servito Savicevic ed è 3-0, 43 minuti e 40 secondi. Beh, se prima era stato involontario, qui veramente Luca, 3-0, rivediamo qui l'errore grandissimo, cerca il petto Sartor, guardiamo, sbaglia completamente, prende la spalla qui di controbalzo Savicevic. In effetti rivedendo voleva con il petto, esatto, darla a Pagliuca, esatto, la colpita con la spalla e non ce la fa a superare Albertini. Savicevic, prova a partire Savicevic, attaccato da Sartor, questa volta Sartor alla meglio, attaccare Taribo West, poi la respinta di Albertini, un po' in affanno il Milan, Savicevic, palla riconquistata ancora da Taribo West e l'arbitro dice che ora... Cicci ripropone per l'ennesima volta la conclusione del difensore alla sua terza stagione nell'Inter, ed è Savicevic, evita tra avversari, scambia con Ganz, il colpo di tacco per Ganz che... C'è Colonnese su Ganz, ha cambiato la sua zona, Zanetti però stasera lo vediamo in difficoltà, intanto ancora Savicevic. Attenzione a Savicevic, conclusione di destro, una violenta cannonata alta sopra la traversa, e tutto ciò gli ha dato naturalmente morale. Sicuramente sì, giocatore che quando ti punta, quando è in serata, quando trova la giusta giocata per i compagni. La frenata di Albertini, lo scambio con Savicevic, fischietto genovese. Sì, ha sbagliato veramente pochissimo. Ancora Savicevic, avete visto il grande numero, la palla per Ganz, il tiro di destro di Ganz. Certo non è il suo piede preferito, però abbiamo visto ancora una volta il grande movimento di Savicevic che elude l'intervento di Galante, il movimento a tagliare di... ...da titolare, ma dovrà saltare le prossime tre partite di campionato per squalifica, ricordiamolo. Bellissima la deviazione, il popolo nerazzurro. Naturalmente si poteva preventivare tutto in una partita di questo tipo. Ha dominato dal primo minuto fino al 60esimo in questo momento. Vediamo Galante. Savicevic non ce la fa ad allungare il pallone, c'è Galante che l'arsi ma lo fa con il rallenti. Ed è Savicevic invece che prova ad ingaggiare un duello con Bergomi. Riesce Bergomi ad arrivare sul pallone, a toccarlo. Poi Maini, Savicevic. Savicevic. E che non c'è reazione, lo vediamo, l'Inter è proprio a un risultato del genere, però c'è da finire la partita in tutti i modi. Modi sicuramente adesso impassibile. C'è Savicevic, Savicevic ancora una palla per Ba.
di tutta questa annata che era stata molto molto positiva. È ancora un errore, attenzione. Attenzione a Leonardo, tira male. Ma ce l'ho, che ci sono il gol, i primi due gol, i primi tre gol, due sono stati errori di certo. Ecco il palleggio di Savicevic, tocca centralmente per Murta, per Desai. È un muro d'ebano per Desai. Proprio così, incredibile. L'arbitro lascia correre, c'è stato forse un fallo di Savicevic. Savicevic che tocca bene per Ba. Ancora Ba, le prese con Bergomi, tocca per Savicevic, palla buona per Savicevic, grande altruismo, Leonardo, tiro e il Milan manca il sesto, praticamente quasi finalizzato con l'ottimo servizio smarcante per Leonardo. È una montagna di altruismo. E anche qui un po' di disattenzione da parte di Colonnese. Savicevic, ancora Savicevic, poi c'è Colonnese, retropassaggio per... No. Peppe Bergomi che intanto, attenzione... Desai respinge, Ronaldo aggancia la palla, poi arriva un Savicevic davvero in... un Milan in palla, c'è poco da dire, un Milan vivo in tutti gli elementi, un Milan che... è destinato a Ronaldo, ancora Ba, prova il duetto con Savicevic, non gli riesce, che prova l'1-2 con Ronaldo, ma Desai capisce tutto quanto. Che intelligenza. Savicevic prova a far viaggiare sulla sinistra Leonardo. È una palla che non passa, anche per Ronaldo una serataccia, diciamo che forse la... Okay. È sicuramente meno grave dell'altro infortunio, anche se era stato molto appariscente dello scontro con Marocco. Ancora Savicevic, un altro cross, interviene l'arbitro. Con Boban è ovvio che si alternano nell'azione di regia, uno avanza e l'altro inizia. L'allenatore che ci tiene, adesso c'è il fischio di conclusione del signor Cesare. 5-0 dunque per il Milan, un risultato che si commenta da solo e io ricordo